che vive nell'armadio, ma è molto educato, non dà fastidio. Al massimo senti dei rumorini e poi ti mancano i calzini. Penso che non ci sia rimedio, avere un nano nell'armadio. Può darsi che mi dia consiglio, tra uno spinello e uno sbadiglio. E quando arriva un temporale, magari nell'armadio in due stretti stretti ci possiamo stare, stipati e riordinati insieme alla roba di Natale. Ho un vecchio pantalone smesso che era da buttare, ma questo armadio sembra proprio non finire. Se mentire mi facesse bene, allora mi conviene star lontano dall'armadio dove vive il mio nano Silvano. Il nano che vive dentro al mio armadio, non riesco a trovarlo sul dizionario. Ho chiesto pure al mio amico Andrea, lui che lavorava all'IKEA, se per caso ci sia un rimedio, ad avere un nano nell'armadio. Mi dice che gli è già successo, ma il nano se ne andò via presto. E quando lo sento cantare, mi dico in fondo, ma chissà che male mi potrà mai fare. È un nano con un grande cuore, questo sì ci vuole per poter cantare con quelle belle parole dell'amore che lui trova tra soffici maglioni o rotoloni di lenzuola profumate, nei cassetti le magliette ben piegate che sono la sua passione. E allora lui per l'emozione ricomincia sta canzone.